Come annunciato, Matteo Salvini ha fatto tappa ieri anche nel Ragusano con due incontri pubblici sia a Comiso sia a Scicli. Un primo giorno sull'isola che il leader della Lega ha trascorso accanto al segretario regionale Nino Minardo, toccando i punti fermi del proprio programma elettorale che Salvini ha deciso di presentare a iniziare dal Sud Italia. Quindi ponte sullo stretto, rifiuti, immigrazione, università, infrastrutture e caro bollette. Da Palermo a Roma in solo 6 ore di treno, una realtà grazie al ponte sullo stretto, allo Stato. Costa più non farlo piuttosto che realizzarlo, ha affermato. Chi non lo vuole non vuole bene alla Sicilia. Lo ha ribadito quindi proprio il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Scicli durante l'inaugurazione di uno stabilimento vivaistico ad alta tecnologia. Ma la Sicilia, ha aggiunto, patisce anche i termini di altre infrastrutture. Non è possibile che lungo l'autostrada che collega Messina a questa terra perdi la connessione telefonica ogni 3 minuti. Salvini ha anche rilanciato sulla proposta da portare subito in Parlamento per calmierare gli aumenti di luce e gas. Le emergenze in questo paese sono le bollette della luce e del gas, aiutare famiglie e imprese a pagare le bollette della luce e del gas. Quindi ribadisco l'invito della Lega a tutti i partiti, uniamoci su questo, non dividiamoci, diamo mandato a Governo e Parlamento di mettere sul tavolo 30 miliardi di euro, come abbiamo fatto durante la pandemia, per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas. Dividiamoci sulla legge Fornero, sulla flat tax, sull'immigrazione, sul ponte sullo stretto, ma uniamo le forze per bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas, altrimenti sarà un autunno disastroso. Spero che Letta, Conte e compagni vengano su questa strada e si uniscano alla Lega e a milioni di italiani che chiedono di essere veloci, rapidi, coerenti e concreti. Il leader della Lega ha anche rilanciato il tema della mancanza di medici negli ospedali e della difficoltà a reperirli. Abolire subito il numero chiuso degli atenei nelle facoltà universitarie di medicina. Anche qui bastava copiare la Francia, dove la selezione la si fa solo al secondo anno e dove vanno avanti per selezione naturale i più bravi, non quelli che si affidano ai quiz tipo ruota della fortuna. Nessun dubbio neanche sul tema dei rifiuti. Chi pensa ancora alle vasche, ha dichiarato, è anacronista. Non è possibile che in Sicilia non ci siano ancora i termovalorizzatori. Ovunque nel mondo i rifiuti diventano ricchezza, calore, energia, lavoro, ambiente più pulito. I termovalorizzatori sono fondamentali. In Sicilia, a Roma, in tutta Italia, laddove non ci sono, perché altrimenti siamo costretti a esportare rifiuti e a tenere problemi a città sporche. Quindi chi sceglie la Lega in Sicilia e in Italia sceglie il sì. Il sì ai termovalorizzatori, il sì all'energia nucleare, il sì al ponte sullo stretto di Messina, il sì alla TAV, il sì all'alta velocità, il sì allo sviluppo, alla crescita, a un ambiente pulito, altrimenti i rifiuti ti rimangono in mezzo a una strada, a Roma, a Catania o a Palermo, quindi servono i termovalorizzatori. Il leader della Lega, infine accompagnato da Minardo, dal deputato regionale Orazio Ragusa e dal consigliere Carpentieri, si è poi spostato per una passeggiata a Marina di Modica, dove ha cenato per poi concludere la serata in albergo.